Allora, assessore Vignotti, cambiano le modalità di prenotazione per i genitori aquilani? Sì, dunque oggi presentiamo questo nuovo modalità di presentare la domanda per l'iscrizione ai nidi comunali, ma che sarà anche così per gli altri servizi, quindi il dopo scuola, lo scuolabus e il servizio di refezione scolastica. Sostanzialmente abbiamo implementato un portale, abbiamo chiamato il portale dei genitori, dove già da Google si può accedere e il genitore, entrando in questo portale, può caricare tutti i documenti necessari per la domanda, quindi l'ISE, le varie attestazioni, si troverà il regolamento e via dicendo. Il vantaggio è che non si dovrà recare agli uffici comunali, quindi ci sarà un netto risparmio di tempo per l'utenza, ci sarà un netto risparmio di tempo ulteriore per l'utenza, perché gli uffici già possono iniziare con le istruttorie in tempo reale a fare una pre-graduatoria e poi pubblicare la graduatoria finale, e quindi i tempi vengono tagliati. Inoltre, man mano che si implementerà anche il sistema di pago PA per l'intera amministrazione comunale, si potrà direttamente pagare anche i vari servizi su questo sito, adesso ovviamente tramite MAV. E un'altra cosa importante è che tramite questo accesso, per chi è la prima volta che si registra, perché magari è il primo figlio che va a un servizio comunale, la cosa buona è che non dovrà più registrarsi ulteriormente per gli altri servizi, ma lo fa una volta e se lo porta dietro, insomma, almeno per una decina d'anni, circa 8 anni, in modo tale che non deve appesantire il sistema. Stessa cosa anche per chi avesse un figlio già registrato, magari un fratello più grande, può entrare con quelle credenziali e aprire una nuova posizione. Quindi è un sistema molto veloce, un sistema snello che rispetto agli anni altri, agli anni scorsi, per esempio l'anno scorso viene tra l'altro aperta con qualche mese di anticipo, quindi già a giugno, contiamo per luglio, per fine luglio, di avere già proprio la graduatoria, quindi già di poter comunicare alle famiglie quali saranno i beneficiari. Abbiamo circa 150 posti tra riconferme e nuove ammissioni, spalmati sui 6 nidi, diciamo, 2 di gestione comunale diretta, una FM, uno nel nostro comunale, 4 convenzionati, e quindi pensiamo che sia uno strumento all'avanguardia coi tempi, uno strumento che possa migliorare i servizi e che, man mano che il cittadino si abituerà, sicuramente trarrà dei benefici ulteriori.